benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy. Wow, vita da studente! Nello scorso video siamo entrati in contatto con la banda e la banda controlla la palestra della scuola, quindi ci siamo infiltrati, abbiamo menato a destra e a sinistra, abbiamo fatto la conoscenza di Carlo Serpi e anche di Tristano Terzi, che sembra essere intenzionato a menarci di santa ragione dopo che l'abbiamo picchiato noi a nostra volta. Insomma, tutto quanto mena mena, vediamo che cosa succede oggi. Eccolo qui! Oh yeah! Vipera Indaco! Let's freaking go! E botte! E tutto ti lancio contro, amico, come prima! Ah, tranne una cosa, perché mi sono bloccato a metà. Vabbè, sei all'angolo! No, aiuto, aiuto! Carico il mio attacco potente e te lo lancio contro! Shuriken, vai! Vai, onda funesta. No, 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 no. Ah, mi ha curato, ok, bene. Avevo paura che di perderci male, purtroppo. A questo punto dovrei essere in grado di, se non sbaglio, assegnare nuovi oggetti, perché ne ho trovati un bel po'. Dico, voglio assegno, voglio assegno. Poi non l'ho mai fatto, quindi è ora che lo faccia. Nuovi oggetti intendo le armi più potenti per i membri del club che ho nel party. Nel party attivo. Sì, ragazzi, però trasformatevi o mangiate. Cioè, una delle due, Non dico per forza tutto, ma una almeno. No, troppo lontano l'ho fatto. Che salame che sono stato. Boia, frate. Però vieni come un fabbro, E si bugga pure, quindi è perfetto. Colpo del boss, ma come ti permetti? Il boss è solo Leonardo. No, è andato. Vabbè, sto con Mist Shadow. Dannazione. Una trasformazione, chi l'avrà mai causata? Quell'orologio sembra molto diverso dai nostri. Già, non assomiglia per niente neanche al mio. Dannazione, che cosa mi è successo? Proprio non capisco. A quanto pare qualcuno stava controllando la tua mente. Ricordo solo di essere stato colpito da una grande voglia di lottare. Ti rinfresco subito la memoria. Siamo qui per chiederti di allearti con noi. Per questo voglio che tu ascolti con attenzione ciò che ho da dirti. Ma tu sei... Carlo. Lui è quel ragazzo che ci ha aiutati contro quei due brutti ceffi, vero? Ascolta, Tristano, sono stato io a lanciarti contro quell'orologio. Cosa? Stai dicendo che questa cosa è tua, ma che ti salta in mente? Non arrabbiarti, Tristano. Non hai motivo di farlo. Volevo solo vedere fino a dove potesse spingersi il tuo potere. Purtroppo, però, mi duole dirti che sono rimasto piuttosto deluso. Cosa? Carlo Serpi. Già, sono proprio io. Lo conosci, Leonardo? Sì, ho sempre pensato che fosse il braccio destro di Tristano. A quanto pare devi crederti. Ad ogni modo, vuoi sapere perché vi ho condotti fin qui? Beh, è semplice. Ultimamente nessuno osa sfidare me e Tristano. Ma prima, quando vi ho visti, qualcosa in me si è acceso. Dopo la battaglia con Tristano, poi, ho scoperto di averci visto giusto. Perché stai facendo tutto questo? Vuoi forse soffiare il posto a Tristano? Eh? No, niente affatto. Il capo è lui e sarà sempre così. Ma ora veniamo a noi. Avete detto di volerci come alleati, se non sbaglio. Purtroppo, però, dobbiamo rifiutare. Noi agiamo sempre per conto nostro. Anche tu la pensi così, eh? Che diresti di una sfida, allora? Come? Volete sfidarmi? La cosa si fa interessante. No, un attimo. Noi non vogliamo combattere. Siamo qui per parlare. Con degli individui del genere parlare è solo una perdita di tempo, Sanelli. Un po' duro, ma efficace.
Sono d'accordo con te, presidente. D'accordo, allora, possiamo iniziare quando volete. Scusa, Tristano, se non ti dispiace mi riprendo il mio orologio. Avanti, restituiscimelo. Cosa? Non ci credo, e se anche Carlo fosse... Trasformazione! Eccolo qua! Serpente celeste, Sky Snake. Ok, continuiamo la lotta! Le lotte non si fermano mai su Yokai Watch! Carichiamo l'attacco, guarda lui con la chitarra, che bello! Beh, è facile intuire perché mi piaccia. Suona la chitarra. Ma io non perché è mafioso, certo, dico per quello. Ma come, sono italiano, dice no, che ti piace se sei italiano? Ma sta cantando. Ma Gibastiano sta cantando. Mamma mia. Bellissimo. Sì, come la ricordavo. Bellissima. Bello anche qua lo standard qua, tipo la bandiera. Come potete fermare la mia musica? Mi dispiace, ma c'è un nuovo cantante in città. Non ti sembra di esagerare un po' adesso? Bene, Carlo, ho qualcosa da dirti riguardo agli alieni, addirittura. Cosa? Alieni? Eh sì, amico mio, hai capito bene. Alieni! A-L-I-E-N-I! Sono bravo a fare lo spelling, sì, ho vinto molti concorsi nazionali. E questo è quanto. Allora, avete capito oppure no? Non è possibile. Sono arrivati davvero a questo punto. Ah, odio doverlo fare, ma vi prego di osservare qui. Ma che? La tua schiena è... Cosa ti è successo? È stata colpa degli alieni. Loro sono... i miei nemici. Capisco. Ti andrebbe di raccontarmi la tua storia più nel dettaglio? Avevo promesso che l'avrei detto solo a Tristano, ma farò un'eccezione. Dunque, quando ero alle elementari facevo parte di una band musicale. Ci esibivamo per strada e sognavamo di diventare dei cantanti professionisti. Ma un giorno, durante un concerto, successe qualcosa di incredibile. Stai parlando degli alieni? Sì. Fummo rapiti da un UFO per essere tutti utilizzati come cavie. Ecco spiegato il motivo per cui la mia schiena è ridotta in quello stato. Ma è terribile! Il mio corpo era diventato liscio, come quello di un serpente. Fu grazie a questo cambiamento che riuscii a fuggire dalle catene. Subito dopo, iniziai a cercare i miei amici dentro la navicella. Purtroppo, però... Ciò che vidi non furono umani, ma creature simili a dei ragni. Ero talmente straziato da quella vista che mi sentivo quasi svenire. I miei amici erano diventati dei ragni, e io non ero stato capace di proteggerli. In quel momento, però, pensavo solo a scappare da quel luogo così tetro. Avrei preferito morire piuttosto che restare lì, quindi mi gettai dall'UFO. E che mi dici di quell'orologio? Oh, parli del Viper Watch. L'ho trovato durante la mia fuga. L'ho usato per colpire gli ultimi nemici prima del grande salto. Ma vi assicuro che non sapevo di poterlo usare anche per trasformarmi. Comunque, alla fine, grazie al gen impiantatomi dagli alieni, sopravvissi. Sul luogo dell'impatto c'era Tristano, che mi aiutò a rialzarmi. Io gli ho giurato eterna fedeltà, e ora eccoci qui, ancora insieme. Nonostante cercassi di tornare come prima, però...
Ben presto mi resi conto che i miei sforzi sarebbero stati sempre più vani. Decisi quindi di allontanarmi dai miei genitori che non volevano capire. Anch'io volevo andarmene da casa. E un giorno vidi dei plan dell'Accademia. Decidemmo quindi di iscriverci in questo istituto per poter ricominciare da zero. Che storia commovente! Purtroppo però né io né Carlo siamo persone socievoli. Quindi è per questo che avete creato la banda, per non sentirvi soli. Ora che so qualcosa in più su di voi, avrei una richiesta da farvi. Per sconfiggere gli alieni avremo bisogno di un potere enorme. Per questo chiedo ufficialmente ad entrambi di allearvi con noi. Io direi di accettare. Tu che ne pensi, Tristano? Sì, sono d'accordo con te. Bene, allora è fatta. D'ora in avanti collaboreremo. Grazie. Apprezzo molto il vostro gesto. Carlo, per ora esci tutto dal club FY. Io resterò qui ancora per un po'. Sì, è la cosa migliore da fare. Bene, ragazzi, sono dei vostri. Oh, yessa! Eccoci qua! Vediamo un po' che di ricompensa ci dà questo club banda. Oh, un nuovo potere. La banda in rivolta. Eh sì, però la prossima volta tornerò a usare G-Bastiano per usare Blue Moon, altrimenti che l'ho preso a fare? Fantastico, una nuova medaglia! Anche la banda era uno dei misteri di questa scuola. Incredibile! Eroi e teppisti che si uniscono contro un nemico comune. Wow. Sapete, per un istante ho pensato che Leonardo potesse abbandonarci. Cosa? Ma che ti salta in mente? La mia vita da teppista è finita. Ora sono un nuovo Leonardo. Su, non fate così. Sapete, in realtà Leonardo e Ryan sono ottimi amici. Ma che dici, Aria? Amici, eh? Immagino che anche tu e Tristano siete amici, non è così? Io e Tristano, hai detto? No, noi due non siamo amici, siamo solo colleghi, tutto qui. Esatto. Il nostro è un rapporto puramente lavorativo, per così dire. Proprio così. Diciamo che ancora non abbiamo mai avuto dei veri amici. Cosa? Ma è una follia! Voi siete già amici da un pezzo! Gli amici si aiutano sempre a vicenda, ci sono nei momenti difficili. Voi siete sempre sostenuti l'un l'altro, per cui sì, siete amici. Sai una cosa? Credo che il ragazzo abbia ragione. Sì, sono d'accordo. Bene, allora siamo ufficialmente amici. Non pensavo che fosse così facile. Tutto è bene quel che finisce bene allora. Oh mio Dio! Ma che roba è quello? E questo è tutto, padrone Masera. Sono certo di avervi detto di portare a termine l'invasione ad ogni costo. Tuttavia, mi sembra che ultimamente state abbattendo un po' la fiacca. Oh, non preoccupatevi di questo. Stavo giusto pensando al piano. Stavolta potrei portare i terrestri ad autodistruggersi e non fallirò. Quindi vorresti usare quel loro potere e ritorcerglielo contro, ho capito bene? In tal caso, lascia che ti sveli i dettagli della tua prossima missione. Mi avete chiamato, signore? Soldato d'élite Lupo Oscuro, ho bisogno che tu faccia qualcosa per me. Qualunque cosa pur di servirvi. Di cosa necessitate esattamente? Semplice. Dovrai eliminare chiunque si opporrà alla nostra invasione. Piacere di conoscerti, cagnolino. Avrei una richiesta, mio signore. Potresti lasciarmi agire da solo? Sapete, non sopporterei di prendere ordini da un essere di questo tipo. Cosa? Come ti permetti, brutto impertinente? Fatti da parte e lascia le cose importanti ai più esperti, ragazzina. Bene, mi muoverò subito allora. Sono sicuro che sarà divertente. Hai sentito? Lupo Oscuro è così sicuro di sé. Non perderà mai. Ah, ma come si è permesso di parlarmi in quel modo? Bene, e ora che siamo tutti qui, quale sarà la nostra prossima mossa? Potremmo indagare su Calixta, ma non so se sia una buona idea. Forse lo è invece. Non dimenticare che ora la banda è nostra alleata. Non credo che incidenti come quello al Wild Lab accadranno di nuovo adesso. Sì, ma dobbiamo fare attenzione, non possiamo commettere errori. Non so voi, ma io una guerra tra banda e polizia studentesca la evito volentieri.
Quindi stai suggerendo di tenerli d'occhio senza intervenire subito? Perché, sai, a pensarci ora mi sembra un po' troppo noioso. Non si tratta di annoiarsi, ma di riposarsi a dovere per le sfide future. Non so voi, ma io non ho idea di cosa stiano parlando. Già, i loro discorsi sono un po' troppo maturi per noi del primo anno. Ah, che rabbia, quanto vorrei essere in grado di trasformarmi anch'io. E questo ora che c'entra, Matteo? Salve ragazzi, disturbo? Oh, signorina Vapori. Ah, tu devi essere Carlo Serpio, è un piacere conoscerti. Il piacere è tutto mio, signorina. Sono qui per aiutarvi a sconfiggere gli alieni. Lo devo ai miei vecchi amici. Voleva chiederci qualcosa in particolare, signorina Vapori? Sì, Aria. Vorrei che risolveste i nuovi misteri di questa scuola. Si riferisce ai 7 misteri dell'Aurora, vero? Ne ho sentito parlare ultimamente. Proprio così. Escluso il mistero della banda, vi restano altri 6 misteri da risolvere. I nuovi misteri della scuola, lo sto della pelle all'idea! Sia tranquilla, signorina Vapori. Gibastiano Niad è qui per salvarla. Cosa? Se c'è qualcuno che la salverà, quello sono io, Ryan Volpi. Ah, sì, ne sei così convinto? Posso batterti quando voglio, sai? Oh, davvero? Io invece posso batterti anche ad occhi chiusi. Sono io il migliore! No, sono io! Ti sbagli, sono io! Oh, no, se non li fermiamo potrebbero continuare all'infinito! Matteo ha ragione, basta litigare. Ci sfideremo durante questi misteri. Ci sto, mi sembra la cosa migliore da fare. Wow, non si può dire che questi ragazzi non siano agguerriti. Bene, abbiamo perso abbastanza tempo qui dentro. Forza, andiamo. La voce della ragione. Direi che però questi misteri li vediamo magari dal prossimo video, eh? Aspetta però, qualcuno ha qualche informazione sugli alieni? Come ho detto, non so molto su di loro. Posso solo dire che sono il mio peggior nemico. Ci credo, caro. Ci credo proprio. Bene, bene, bene. Insomma, quello che abbiamo fatto oggi è stato piuttosto interessante. Nel prossimo video inizieremo questi misteri dell'Aurora. E... che dire, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima, ciao!